Iniziamo con lo stato di salute delle persone ricoverate per intossicazione da monossido di carbonio a Pergo, dottoressa. Qual è la situazione? La situazione è piuttosto confortante. Tutti i pazienti ricoverati a Careggi, i 4 bambini al momento stanno bene, i 6 bambini ricoverati in pediatria al San Donato sono in via di dimissione e tutti gli adulti che sono arrivati in pronto soccorso sono stati dimessi, quindi possiamo essere ragionevolmente soddisfatti perché poteva trattarsi di una tragedia in realtà. Quante sono le persone che ieri avete soccorso in tutto? Allora, 13 persone sono state trasportate con il 118 in pronto soccorso, più altri autonomamente sono andati nei vari pronto soccorsi della Fratta, San Donato e Nottola, all'incirca 19 persone in totale. Con quali sintomi sono arrivati in pronto soccorso? I sintomi sono sintomi piuttosto aspecifici, comparsi contemporaneamente. I primi ad accusare i malori sono stati i bambini, con nausea, cefalea, vertigini, disturbo dell'attenzione, disturbo della capacità di giudizio. Questi sono stati i sintomi che sono poi i sintomi di allarme iniziali di un'intossicazione di monossido di carbonio. Fortunatamente chi era presente deve essersi reso conto che c'era qualcosa che non andava, perché la comparsa contemporaneamente di più persone con questi sintomi hanno fatto evitare il peggio, cioè di arrivare alla sintomatologia più grave, più severa, rappresentata da coma, ischemia miocardica, arresto cardiaco, che sono poi invece le cause del decesso in caso di monossido di carbonio, perché purtroppo, come sappiamo, si tratta di un gas inodore, incolore, insapore, non irritante, per cui le persone che lo inalano non si rendono conto della pericolosità del momento, non si rendono conto di che cosa stanno inalando e per questo non riescono a far fronte anche alla possibilità di allontanarsi. Questo è il rischio più importante. Per la sua esperienza possiamo dire che ieri è stata presa in tempo l'emergenza? Assolutamente sì, fortunatamente, e di questo siamo contenti. Siamo contenti della macchina dei soccorsi, perché non ci dimentichiamo che in questi casi la tempestività è fondamentale. Il monossido di carbonio è un gas che va a legarsi all'emoglobina, che è il trasportatore dell'ossigeno nel sangue, e si lega in maniera tenace rispetto all'ossigeno stesso. Lo spiazza e quindi l'ossigeno non viene trasportato alle cellule, quindi le cellule non riescono ad utilizzare l'ossigeno. E il primo organo che accusa questa carenza di ossigeno è ovviamente l'encefalo, il cervello. E tutto questo fa sì che attraverso la somministrazione di ossigeno esterno a grosse concentrazioni, questo monossido di carbonio può essere spiazzato. Ecco perché ripeto che la tempestività dei soccorsi è stata fondamentale, perché a tutti è stato somministrato immediatamente ossigeno ad alta concentrazione, che poi è il primo trattamento da fare in questi casi, oltre alla terapia iperbarica, quando cioè esiste un livello nel sangue di monossido di carbonio che va oltre un certo limite, è necessaria invece la terapia iperbarica, che consiste nel far inalare ai pazienti una concentrazione al 100% di ossigeno, ma ad una pressione maggiore di 1,4 atmosfere. Quindi, oltre alla componente, diciamo, di spiazzo legato alla concentrazione, che è maggiore di ossigeno, c'è anche una componente legata alla forza della pressione che cerca di togliere il monossido di carbonio dai siti appunto dell'emoglobina, che quindi a quel punto si possono rilegare all'ossigeno.
Ecco, lei ha parlato, prima ci ha accennato a microfono spenti, di prevenzione rispetto a fughe di gas di monossido. Cosa è importante fare? Sì, allora, due gli elementi da considerare. Siccome, come diceva la dottoressa Pavani, è una malattia molto subdola, causata da un gas inodore, incolore, che non crea irritazioni, gli elementi da considerare sono due. A, la catena dei soccorsi, sulla quale non mi dilungo, che comprende la chiamata tempestiva, quando si riconosce i primi sintomi, che diceva sempre la dottoressa, e poi successivamente pronto soccorso e terapie intensive. Ma la vera forza è la prevenzione, che chiunque può fare. Prevenzione, cosa intendiamo? Questo è un gas che viene sprigionato dalla combustione e quindi può essere sprigionato da stufe, stufa a pellet, stufa a legna, piuttosto che caldaie, piuttosto che i funghi, quelli riscaldanti, eccetera. La corretta manutenzione di questi apparecchi, evitare di utilizzare apparecchi non idonei agli spazi chiusi, piuttosto che all'avvisaglia dei primi sintomi, aprire subito le finestre, evacuare, stare attenti ai sintomi, soprattutto se colpiscono più, come è successo, più persone nello stesso momento. Fa veramente la differenza, perché per quanto sia efficiente, efficace la macchina dei soccorsi, la macchina dei soccorsi è sempre arriva un passo dopo all'evento stesso. Quindi ridurre il rischio che l'evento possa avvenire fa veramente la differenza.